Allora, un po' di esercizi sulla conservazione della quantità di moto e sulla conservazione anche dell'energia cinetica. Professore, mi scusi, c'era un ragazzo, credo che voleva chiedere qualcosa, ma si sentiva molto piano. Ah, allora, se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, si può appoggiare al microfono, vicino al microfono e Raffronziante. parlare. Sì, più forte. Ma lei ieri ha detto che se un corpo è rigido e quindi la distanza relativa tra i punti è costante, Sì. gli spostamenti di ogni punto sono tutti uguali. Sì. Ma se il corpo è in rotazione, questo non è vero, o sbaglio? Eh sì, no, vedremo che è vero anche se è in rotazione. Stiamo parlando di spostamenti infinitesimi, ovviamente. Lei Ma aveva immobile. un dr, quindi se ha un corpo in rotazione, in un tempo dt, tutti e due i punti di un sistema multimateriale ruoteranno intorno a un centro di rotazione e percorrono due vettori che, diciamo, nel tempo dt sono, diciamo, paralleli tra di loro, ok? A Ok, ma questo quindi il modulo non in direzione verso anche. punto, ah no, modulo direzione verso. Lo vedremo. Allora, lo vedremo quando faremo il corpo rigido, però diciamo se ha un sistema di punti materiali e questi sono due punti e a un certo istante supponiamo il sistema sta ruotando intorno a questa posizione qui, faremo vedere che sì, questo percorre questa traiettoria, questo percorre questa traiettoria qui. Comunque il fatto che la distanza tra questi due punti sia costante vedrà che nel tempo dt il lavoro fatto dalla forza interna è lo stesso. Quindi poi quando vado a sommare il lavoro complessivo viene zero. Però non anticipiamo, lo faremo quando faremo il corpo rigido. Ok, grazie, era per chiarire, visto che ieri ne aveva parlato. La ringrazio. Va bene. Allora, stavo dicendo, cominciamo dall'esercizio. Che dice un punto materiale inizialmente fermo su un piano orizzontale scabro, quindi ho un punto materiale, supponiamo che sia sul piano della lavagna e il coefficiente di attrito dinamico sia 0,3. Esplode in tre frammenti di massa M1 0,2 kg, M2 0,3 kg ed M3 0,5 kg. Immediatamente dopo l'esplosione, il primo frammento ha velocità V con 0, 1, quindi il primo frammento, fatemelo disegnare, anzi lo scrivo qui, V0, U0X, anzi diamo direttamente i valori, U0, 1, 2 metri al secondo e 3 metri al secondo. Quindi è quindi le componenti della velocità sono queste. Il secondo frammento, partito lungo la direzione x nel verso positivo, descrive prima di fermarsi una traiettoria rettilinea di lunghezza 1 metro. Quindi ci dà l'informazione che V01, anzi V02, parte in direzione x con V02, diciamo x maggiore di 0 e ha
e non ha velocità lungo la direzione Y, e ci dice che prima di fermarsi questo frammento percorre una distanza di pari a un metro. Calcolare le componenti della velocità iniziale del terzo frammento. Quindi vuole sapere la velocità iniziale del terzo frammento e, diciamo, se questa la chiamiamo D2, la distanza percorsa dal frammento 2, vuole sapere la distanza percorsa dal frammento 3 prima di fermarsi. Quindi questo è il problema. Non lo dice esplicitamente il testo, ma intende dire che i tre frammenti rimangono nel piano, no? Quindi acquistano velocità, sono nel piano e quindi rimangono nel piano. Allora, che cosa ci dice il test? Che all'istante zero ho una massa complessiva che è la somma di M1 più M2 più M3 e all'istante, e diciamo, ci dà le componenti delle velocità rispetto a un sistema di riferimento, no? Quindi fissiamo qui un sistema di riferimento, x ed y, e ci dice il frammento 1 parte con una velocità immediatamente dopo l'urto che è v con 0,1, che ha componenti lungo x 2 metri al secondo e lungo y 3 metri al secondo. Il secondo frammento parte nella direzione delle x positive, non ci viene detto quanto vale la componente x della velocità, ma ci viene detto che questo frammento, dopo aver percorso una distanza di 2, si ferma. Ovviamente perché si ferma? Perché c'è attrito con il piano. Adesso si vuole sapere chi sarà, com'è diretta la velocità subito dopo l'esplosione del terzo frammento. Allora adesso, secondo voi, questo terzo frammento, più o meno, in che direzione deve partire? Più o meno? In basso a sinistra, mi dicono qua dall'aula. Cioè, più o meno deve partire in questa direzione, no? Si vuole sapere le componenti di V con 0,3. Adesso, perché più o meno deve partire in quella direzione? Perché questo è un problema in cui io ho è un urto, diciamo, però è un urto alla rovescia, cioè non tre masse si scontrano e rimangono attaccate tra di loro, ma tre masse che prima formano una singola massa, a causa di un'esplosione si separano tra di loro, però valgono le stesse regole che noi abbiamo per un urto completamente anelastico. Allora, che cosa devo dire? Devo dire che se le forze esterne applicate al sistema di punti materiali, e qui il sistema è costituito dalle tre masse, no? Sono non impulsive, cioè se io le posso trascurare, no? Allora si conserva la quantità di moto, posso applicare la conservazione della quantità di moto. Allora, c'è una forza esterna che durante l'esplosione agisce sui punti materiali? Sì, l'attrito tra i punti materiali e il piano, no? Ma se io guardo in sezione questo disegno, no? Avrò un punto che parte in questa direzione, l'altro pure in questa direzione, ce n'è uno che parte con una proiezione in questa direzione, c'è una forza di attrito tra i punti e il piano, ma questa forza di attrito non è impulsiva, è sempre molto piccola, d'accordo? Di che ordine di grandezza è la forza di attrito? È di ordine di grandezza del coefficiente di attrito dinamico per la reazione normale, no? Allora, attenzione, è un po' l'esercizio è semplice, cioè questa la posso trascurare, no? Se per qualche motivo, no,
questi pezzi di proiettile non partono in orizzontale, no? Ma per qualche motivo, ad esempio, uno viene sparato verso l'alto, no? Immaginate che succeda questo, potrebbe succedere, no? Allora voi capite benissimo che la reazione normale che il piano deve esercitare non sarebbe costante nel tempo. Cioè, se tutto avviene nel piano orizzontale, la reazione normale rimane costante, perché non c'è sollecitazione in verticale. Ma se uno dei pezzi partisse verso l'alto, un altro di questi pezzi tenderebbe a partire verso il basso, il piano non vorrebbe che quello vada in basso e spingerebbe con una reazione normale impulsiva, no? Molto intensa durante l'urto. E durante l'urto anche l'attrito sarebbe molto intenso, perché è MD per la reazione normale, e quindi sarebbe anche lui molto intenso, no? Però non è questo il caso, e non vi, diciamo, in generale non vi capita, d'accordo? Quindi noi siamo nel caso in cui questa forza di attrito può essere trascurata, e allora si conserva la quantità di moto totale del sistema. E allora tutto diventa semplice, perché in pratica che cosa succede? Devo dire, quanto vale la quantità di moto iniziale, cioè un istante prima dell'urto? Un istante prima dell'urto la massa complessiva è ferma, quindi la quantità di moto totale è uguale a zero. Quanto vale la quantità di moto finale, cioè immediatamente dopo l'urto? Ho tre pezzi che si muovono con tre velocità, quindi non faccio altro che dire, questo è M1 per V con 0,1, la velocità immediatamente dopo l'esplosione, M2 per V con 0,2 più M3 per V con 0,3. E quindi, siccome so che la risultante delle forze esterne è circa 0, P deve essere una costante, allora so che queste due quantità qui devono essere uguali tra di loro. E quindi ricavo che la somma di queste tre quantità deve fare 0. Adesso questa è una relazione vettoriale, no? Quindi vale per componenti, no? In particolare il problema è a due dimensioni, quindi mi occuperò della componente X, della componente Y, ma non della componente Z, no? E quindi che scriverò? Scriverò M1 per V con 0,1 X più M2 per V con 0,2 X più M3 per V con 0,3 componente X. La somma di queste tre deve essere uguale a 0. E avrò anche M1 V con 0,1 Y più M2 V con 0,2 Y più M3 V con 0,3 Y V con 0,3 sì, no, giusto, Y è uguale a 0. Quindi quella relazione corrisponde a due equazioni. Adesso qui posso cominciare a mettere dentro i dati del problema. Il problema mi dice, guarda, questa è diversa da 0, questa è diversa da 0, perché il frammento 1 parte con velocità che ha componente X ed Y. Il frammento 2, invece, ha questo termine qui che è 0. Quindi questo lo posso eliminare. E queste due quantità qui, V con 0,3, X e V con 0,3 Y sono le mie incognite, in sostanza, quello che io vado cercando. Allora, vedete bene che purtroppo anche questa non mi viene data dal problema. Cioè il problema non mi dice la velocità con cui il frammento 2 parte verso la direzione X. Non me lo dice. Quindi io ho due equazioni e ho tre incognite. No, non posso risolvere il problema. Quando arriva questa condizione, nel compito di fisica, che devo fare? Devo rileggere il testo. No? Rileggo il testo dell'esercizio e dico, vabbè,
mi manca una informazione. Rileggo il testo e a un certo punto trovo il secondo frammento partito lungo la direzione X nel verso positivo, descrive prima di fermarsi una traiettoria rettilinea di lunghezza di un metro. Cioè mi dà un'informazione che io fino a qui non ho utilizzato. No, devo utilizzarla. Quindi devo focalizzare la mia attenzione sul frammento 2 e dire, ma voi vedete che se uso l'informazione D2 riesco a trovare V02X, la componente. Ma è un problema che noi abbiamo già fatto, no? Ho un punto materiale che ha inizialmente una certa velocità lungo la direzione X, che si muove sottoposto a attrito, viene decelerato dalla forza di attrito, si ferma. Quindi che cosa, come ritrovo il valore di V02X? Come me lo ricavo? Che cosa uso? Per ricavarmi la velocità iniziale del frammento 2? L'energia meccanica. Ecco, nessuno mi ha detto la cinematica. Meno male, no? Perché vi potrebbe venire in mente di dire la velocità del frammento 2 all'inizio è V02X, l'accelerazione me la ricavo dalla forza di attrito diviso la massa del frammento, applico le leggi del moto uniformemente accelerato, mi calcolo il tempo che ci vuole perché la velocità diventi zero, ricavo questo tempo, lo ficco dentro nell'equazione dello spazio e mi ricavo quanto spazio percorre questo punto materiale prima di fermarsi, no? E trovo una formula che mi lega la velocità iniziale alla distanza percorsa. Però questo è un problema che invece, se io applico, diciamo, le leggi della conservazione o non conservazione della legge meccanica, si risolve subito. In particolare, se chiamo A la posizione in cui si trova il frammento 2 subito dopo l'esplosione e chiamo B la posizione dove si ferma, io posso scrivere che sempre riferendo, posso scrivere per la massa M2, che posso scrivere l'energia meccanica della massa 2 quando si trova in B meno l'energia meccanica della massa 2 quando si trova in A, quindi energia meccanica alla fine meno energia meccanica all'inizio, è uguale, adesso, se non ci fossero forze di attrito, questa differenza dovrebbe essere uguale a zero, cioè l'energia meccanica si dovrebbe conservare, ma c'è una forza di attrito e quindi ci devo mettere il lavoro delle forze non conservative. No? Siccome so che il lavoro delle forze di attrito è negativo, no? So che l'energia meccanica in B è minore dell'energia meccanica in A e quindi so che tutto mi torna, perché questa differenza è meccanica in B meno energia meccanica in A ovviamente è negativa e quindi torna con il segno. D'accordo? Adesso, siccome dovrei scrivere, no? Chi è l'energia meccanica di questo frammento M2? È la somma della sua energia potenziale più la sua energia cinetica. Però è chiaro che se il frammento si muove in piano, no? La sua quota non cambia, no? E quindi la sua energia potenziale, legata alla forza peso, perché è l'unica forza conservativa che c'è qui, no? La sua energia potenziale non cambia, d'accordo? Quindi è chiaro che l'energia potenziale che sta contenuta dentro l'energia meccanica qui e l'energia potenziale che sta contenuta dentro la meccanica qui sono uguali tra di loro, quindi neanche le prendo in considerazione. No? Allora, quindi che scriverò? Scriverò, se volete, che l'energia cinetica, scusate, questo è B, l'energia cinetica del frammento 2 in B, se volete ce lo scriviamo, l'energia potenziale del frammento 2 in B meno l'energia cinetica del frammento 2 in A più l'energia potenziale del frammento 2 in A deve essere uguale al lavoro della forza di attrito, perché è l'unica forza non conservativa. Adesso questo termine qui e questo termine qui sono uguali perché l'energia potenziale non cambia, no?
l'energia potenziale e cinetica in B è nulla, perché il frammento ci arriva fermo, no? E quindi mi rimane solo meno energia cinetica del frammento 2 quando si trova subito dopo l'esplosione. E quanto vale questa quantità? Vale meno un mezzo la massa del frammento 2 per V02x al quadrato, no? Io ci dovrei mettere V02 al quadrato, ma la velocità c'ha solo componente x e quindi il modulo corrisponde alla componente x, quindi ci metto direttamente V02x. Questo deve essere uguale al lavoro della forza di attrito. Adesso qui è sempre la stessa solfa, no? Non lo stiamo a calcolare un'altra volta, no? Ma se un punto materiale, cioè lo ricalcoliamo, se un punto materiale si muove in questa direzione, allora io so che la forza di attrito dinamico è in direzione opposta. Il lavoro fatto dalla direzione normale è semplicemente la forza di attrito dinamico scalar lo spostamento complessivo, cioè se il punto si ferma dopo aver percorso una distanza delta S, questo è il lavoro della forza di attrito dinamico. Adesso, siccome la forza di attrito dinamico è in verso opposto allo spostamento, il prodotto scalare è il prodotto dei moduli cambiato di segno, quindi ho meno il modulo della forza di attrito dinamico per lo spostamento che è di 2. Questo è un prodotto normale, no? Non è un prodotto scalare ormai. Ma la forza di attrito dinamico io so essere meno m con d, la reazione normale, e la reazione normale per il piano orizzontale è semplicemente m2 per g. Quindi qua avrò m2g per D2. Quindi questa quantità qua la vado a sostituire qui e ottengo meno mi con D M2 G D2 e subito sono felice. Perché sono felice? Cos'è che vi rende felici guardando questa espressione? Che c'è il segno meno. Ho fatto bene, no? Sono tutte e due negativi. Se mi veniva uno positivo e uno negativo, avevo toppato qualcosa, no? Un verso, qualche cosa. Quindi sono tutte e due negativi. E che ricavo da questa espressione? Se semplifico la massa, no? Ricavo che semplifico i segni, quindi questo è più, ricavo che V con 0, 2x è uguale alla radice di 2 m con d g per la distanza percorsa. Cioè, perché si fermi dopo aver percorso una distanza di 2, doveva avere all'inizio una velocità V con 0, 2x. Ed eccolo qua, questa è l'equazione che mi mancava. Che questa equazione mi permette di ricavarmi V con 0, 2x, ce li ficco dentro i dati, mi viene V con 0, 2x è uguale alla radice di 2 per 0,3 per 9,81 per un metro. Quindi questo quanto fa? 2,4 diciamo, più o meno, metri al secondo, d'accordo? Quindi ho V con 0,2x e quindi in questa coppia di equazioni qui non è più vero che questa è un'incognita, ma questa, diciamo, è nota adesso, e quindi automaticamente vi posso calcolare le due componenti della velocità V con 0,3x. Quindi facciamo così,
E allora qua ricavo v con 0, 3, x deve essere uguale a meno m1 v con 0, 1, x più m2 v con 0, 2, x diviso m3, e la componente y v con 0, 3, y è uguale a meno m1 v con 0, 1, y diviso m3. Sostituisco i valori, questo era 0,2 per 2 più 0,3 per 2,4 diviso m3 era 0,5, me lo fa il conto? Mi viene meno 2,2 metri al secondo, mentre qui ho, c'era un meno qua davanti, scusate, ho dimenticato, qui ho meno, m1 era 0,2 per 3 diviso 0,5, mi viene meno 6 quinti 1,2. Meno 1,2, sì. 1,2 va bene, no? Meno 1,2 metri al secondo. Quindi la risposta alla prima domanda del problema è che la velocità con cui parte il terzo frammento ha componenti meno 2,2 metri al secondo e meno 1,2 metri al secondo. Questa è la velocità. E vi torna che le componenti sono negative, quindi quel disegno intuitivo che avevamo fatto, no? Vi torna, questo qua, la freccia arancione, ha componenti negative. Perché? Perché se la quantità di moto totale deve rimanere nulla, se due frammenti partono verso destra, uno deve partire verso sinistra, per fare in modo che la quantità di moto lungo x rimanga a zero. C'è una domanda in aula. Allora, perché all'inizio ho escluso la forza d'attrito qui? Allora, perché abbiamo detto che negli urti, se le forze di attrito non sono impulsive, in genere sono molto meno intense delle forze interne, quelle dell'esplosione in questo caso. Allora, se diciamo le forze sono non impulsive, le posso trascurare, no? Posso approssimare e dire va bene, è circa zero, quindi metto uguale a zero la forza d'attrito. Va bene? Adesso il testo vi dice quanta distanza percorre il frammento 3 prima di fermarsi. Vabbè, è lo stesso problema che abbiamo fatto per il frammento 2, non c'è niente di nuovo, no? Cioè, il frammento 3, se io guardo in sezione, parte lungo una certa direzione, no? E percorre una distanza che abbiamo detto di 3, che è incognita, e si vuole sapere quanta distanza percorre. E rifacciamo esattamente lo stesso discorso che abbiamo fatto prima della conservazione dell'energia meccanica, del lavoro, della forza di attrito, e basta sostituire il suffisso 3 al suffisso 2, no? E quindi uno che trova che un mezzo m3 per v03 al quadrato, cioè la velocità di 3 subito dopo l'esplosione, deve essere uguale a m con d m3 per g per la distanza percorsa dall'elemento 3. Quindi è la stessa formulina di prima, solo che abbiamo messo il 3 al posto del 2. Ma c'è una differenza che non mi devo sbagliare. Mentre prima qui ci ho messo la componente x della velocità al quadrato, perché la velocità aveva solo quella componente, non mi devo sbagliare. Qui che ci devo mettere?
ci devo mettere il modulo della velocità del frammento 3 subito dopo l'urto, perché l'energia cinetica è il modulo quadro, no? Allora, siccome V03 l'ho calcolata, quanto vale il modulo di V con 0,3? Beh, è la radice delle componenti al quadrato, quindi 2.2 al quadrato più 1.2 al quadrato, e questo fa... Chi me lo fa? Prof. 2,5. 2,5? Sì. 2,5 metri al secondo. Quindi io qua ci devo mettere 2,5 metri al secondo al quadrato. Quindi qua, in questa espressione, M3 e M3 si semplificano e mi viene la formula per D3, cioè D3 è uguale a V con 0,3 al quadrato diviso 2 volte V con D per G. Posso ricavare quanto vale questa distanza di 3, e la distanza di 3 mi viene 2,5 al quadrato diviso 2 volte per 0,3 per 9,81, e mi viene 1,1 metri, circa 1,1 metri. Quindi il frammento 3 dopo 1,10 m si ferma. D'accordo? Allora, questo è un esercizietto semplice di conservazione della quantità di moto. Però semplice, ma comunque diciamo un po' elaborato. Perché? Perché avete dovuto usare la conservazione della quantità di moto e poi la conservazione dell'energia per calcolare queste distanze. D'accordo? Allora, una cosa importante è che, guardate bene, no, il vostro collega ha fatto una domanda, dice: perché lei ha messo la forza d'attrito 0 qui? Ma dopo, quando c'è lo scivolamento del frammento, l'ha riconsiderata la forza di attrito? Attenzione! Io qui l'ho trascurata perché la conservazione della quantità di moto si applica da prima a dopo l'urto, in un tempo molto breve. Quindi io trascuro la forza d'attrito solo durante il tempo molto breve dell'esplosione, no? Dopo, quando i frammenti camminano per 8 secondi prima di fermarsi, la forza d'attrito non è più trascurabile, è poco intensa, ma a lungo andare dà il suo effetto, no? E infatti frena sia il frammento 2 che il frammento 3. D'accordo? Quindi attenzione, la conservazione della quantità di moto io la applico un istante prima dell'urto e un istante dopo dell'urto, poi basta, non la posso più applicare, perché dopo ci sono delle, le forze esterne non sono trascurabili. Va bene. Ci sono domande? Prof, mi sente? È molto basso. Ora? Va bene, più o meno, dica. Ma non lo potevamo risolvere questo imponendo che la velocità del centro di massa doveva rimanere zero? Allora, la velocità, sì, certo, ma è equivalente. Sì, sì, potevamo dire il centro di massa del sistema all'inizio è fermo e subito dopo l'urto il centro di massa rimane fermo, quindi potevo calcolare la posizione, la velocità del centro di massa subito dall'urto, ma è esattamente la stessa cosa, perché guardi. Sì, sì, lo so che è la stessa cosa, però in quel caso bastava fare la media ponderata delle velocità, no? Sì, sì, ma guardi bene, se io prendo questa espressione qua. Sì, sì, è la stessa cosa, no? Me ne rendo conto. E la divido per M1 più M2 più M3, questa è la velocità del centro di massa. E quindi imporre che pi grande sia uguale a 0 è la stessa cosa che imporre la velocità del centro di massa è uguale a 0, perché pi è uguale la massa totale della velocità del centro di massa. Sì, chiaramente si poteva fare anche così, ma non c'è differenza. Ok, grazie.
Va bene. Allora, ne facciamo un altro. Proiettile di massa 20 grammi e velocità orizzontale 400 metri al secondo, quindi un proiettile M piccolo di massa 20 grammi e velocità orizzontale, chiamiamola V0, 400 metri al secondo, si conficca in un blocco di legno di massa 5 kg poggiato su un piano orizzontale. Quindi supponiamo di avere un piano orizzontale, un blocco di massa M grande e un proiettile che inizialmente di massa M piccolo, che inizialmente il testo vi dice ha una velocità orizzontale V con 0, il proiettile si conficca nel blocco di legno e rimane conficcato all'interno. E dice il blocco di massa M grande inizialmente è in quiete. Si calcoli di quanto rincula il blocco di legno dopo essersi messo in moto, se il coefficiente di attrito dinamico tra blocco e piano è pari a 0,4. Quindi il coefficiente di attrito dinamico sia 0,4. E poi dice, nella soluzione si trattino il proiettile e il blocco di legno come punti materiali, cioè immaginare che siano punti materiali. Quindi prendete una magnum e sparate con la magnum in orizzontale su un blocco di legno di 5 kg poggiato su un piano scabro. Adesso, come si risolve questo problema? È un urto anelastico, no? Un urto completamente anelastico, cioè i due corpi rimangono saldati insieme dopo l'urto. Allora, c'è la forza di attrito, è una forza esterna, non è impulsiva, quindi applico la conservazione della quantità di moto e dico la quantità di moto all'inizio del sistema deve essere uguale alla quantità di moto alla fine del sistema. Adesso, chi è la quantità di moto all'inizio? Me la dettate voi? M del proiettile per la sua velocità. All'inizio solo il proiettile si muove, il blocco è fermo. La quantità di moto dovrebbe essere la quantità di moto del proiettile più quella del blocco, ma quella del blocco è nulla e quindi è solo quella del proiettile. Quindi questo, la quantità di moto sarà M del proiettile per la velocità del proiettile. Uguale. Dopo l'urto, che cosa ho? Immediatamente dopo l'urto, io che cosa ho? Che il proiettile è conficcato dentro il blocco e tutte e due rinculano con una certa velocità, partono con una certa velocità, chiamiamola V grande. Quanto vale la quantità di moto dopo, quindi l'urto? Che ci devo mettere qui? M piccolo più M grande per V grande. M piccolo più M grande, cioè la massa totale dei due insieme, non mi devo dimenticare che il proiettile ha una massa, per la velocità V grande. E allora vedete che in questo caso il problema è molto semplice. Perché? Perché io le masse ce le ho, la velocità iniziale ce l'ho,
mi calcolo direttamente la velocità finale. Proprio banale. Adesso questa è una relazione vettoriale, no? Però è chiaro che se questa velocità è orizzontale all'inizio, siccome v, la velocità v grande, deve essere nella stessa direzione di v0 per questa equazione, anche v grande è orizzontale. Quindi è chiaro che questa equazione ha una sola proiezione importante, quella lungo la direzione del piano. Chiamiamola la proietto sul piano, no? Ma non gli do neanche il valore x, no? Dico, vuol dire che m per il modulo della velocità v0, perché la velocità è tutta diretta lungo il piano, deve essere uguale a m piccolo più m grande per il modulo della velocità v grande. E quindi tiro fuori che sta velocità v grande è m piccolo diviso m grande più m piccolo per la velocità v0. E quindi dichiaro che la velocità v grande vale 5, no scusate, quant'era? 20 grammi? M piccolo. Quindi è 0.02, perché devo portare tutto in chilogrammi, diviso 0.02 più 5 per 400. Adesso potrei 0.02 trascurarlo rispetto a 5, no? Perché capite benissimo che è solo il 4% di 5. Però, anzi no, è lo, 0,04%. Però invece se qualcuno di voi mi fa il conto e mi dice quanto viene, viene circa 1,6 metri al secondo. Quindi il blocco e il proiettile insieme rinculano con una velocità di 1,6 metri al secondo. Adesso vuole sapere che distanza percorrono prima di fermarsi. No? È diverso dal problema di prima? No, è esattamente la stessa formula. Devo solo stare attento, no? Cioè, partono con una velocità v grande, percorrono una distanza d prima di fermarsi. Mi devo solo stare attento a non sbagliarmi, e cioè devo dire l'energia cinetica iniziale, che è un mezzo m piccolo più m grande per v quadro, deve essere uguale al coefficiente di attrito dinamico per la massa totale per g per la distanza d, no? E come vedete le masse di nuovo si semplificano e ricavo la stessa identica formula di prima, cioè la distanza percorsa è uguale a v quadro diviso due volte m con d per g. Quindi è 1,6 al quadrato diviso due volte per 0,4 per 9,81. Uno di voi me lo calcola. 0,32 metri. Quindi percorre 32 centimetri, cioè questo blocco di legno fa un sobbalzo indietro di 30 centimetri, in sostanza. Adesso il libro, il testo non lo chiede, però dal punto di vista didattico è importante capire una cosa, no? Prima dell'urto io ho m che si muove con velocità v0, no? Quanto vale l'energia cinetica del sistema? Ho il blocchetto fermo. Quanto vale l'energia cinetica complessiva del sistema? È l'energia di m piccolo più l'energia di m grande, no? Ma m grande è fermo, quindi ho solo l'energia cinetica di m piccolo. E quanto vale un mezzo m piccolo per v con 0 quadro? Questo quanto mi viene? Per un mezzo 0.02 per 400 al quadrato, quindi
1,6 kilojoule, 1600 joule, d'accordo? Adesso, dopo l'urto, io ho il blocco di massa m grande più m piccolo che parte con velocità v. Secondo voi, l'energia cinetica dopo sarà più grande o più piccola? Più piccola, perché in un urto anelastico viene dissipata energia, no? E secondo voi, di quanto è più piccola? Sarà la metà, un quarto, un terzo, a braccio, cioè di quanto direste che diminuisce? Di tanto? E cioè di quanto? Cioè, Belen, quanto è buona? Così, così o così? Cioè, no, nella media italiana 99%, 80%, 70%, 20%, ma non è manco italiana, però vabbè. Cioè, di quanto diminuisce secondo voi? Del 50%? C'è una... No, di quanto... Voleva parlare di Belen. No, l'energia cinetica complessiva. Quant'è? Alla fine è un mezzo la massa del corpo in movimento per la velocità al quadrato, no? Di quanto vi aspettate che sia più bassa? Oh, ma che siete proprio degli smidollati, non ci avete idee? Vabbè, calcoliamolo. Quanto viene? 3,42. 6,4 joule. 6,4 joule. Quindi, se io vi domando, va bene, percentualmente di quanto è cambiata l'energia cinetica? Cioè, se io mi calcolo la variazione di energia cinetica diviso l'energia cinetica prima, no? Questa è la variazione percentuale. Allora, vedete che questo è l'energia cinetica dopo meno l'energia cinetica prima diviso l'energia cinetica prima dell'esplosione. Dell'urto, scusate. Questo è 6,4 meno 1600 diviso 1600. Quanto viene? Viene meno 0,99. Meno 0,99, ovvero meno 99%. Il 99% dell'energia è andato perso. E quindi quasi tutta l'energia è andata dissipata nell'urto. Quindi attenzione, un urto anelastico, completamente anelastico, è veramente un urto in cui non posso considerare che l'energia cinetica si conserva. No? Quindi abbiamo trovato questo risultato. Adesso facciamo la pausa, poi facciamo un altro paio di esercizi e un pezzettino di teoria. O un esercizio e teoria. Professore. Domanda. Sì, il lavoro che quindi si compie per avere questa variazione. Facciamo così, scusi, siccome qui fanno ricreazione non sento. All'inizio della prossima lezione mi fa la domanda. Ok. Va bene? Grazie. Okay.